sto per realizzare un sogno, entrare nel mondo dei rally. Ammazza quanto la piace. Aspetta un attimo. A Mario, ma quale divisa del cameriere del Buckingham Palace? La livrea e l'aspetto della macchina. Mario, il mio aiutante, quello c'ha 4 neuroni in capoccia e gli funzionano pure a targhe alterne, pensa un po', e non lo posso nemmeno licenziare. Ci credo, non ho mai assunto come ho licenza. Ah, oh, se entro nel mondo dei rally ho svoltato. Primo, perché non vedo più la multipla. Ammazza quanto è brutta qua la macchina. Ah, oh, ma pensate alla multipla che ha livrea da rally. Ah, farebbero tutta grigia, così farebbe lo sponsor del bioparco. Ci credo, pare un ippopotamo. Ah, oh, ma pensa se davvero una multipla partecipa a un rally. Secondo me applaudono solo quando si cappotta. Era 2021, è l'anno giusto. Certo, perché quest'anno è nata la N5. Io già ci sto a lavorare. E un sacco di team e un sacco di piloti sceglieranno questa nuova categoria. E come, perché? Perché la N5 in confronto alla R5 costa una metà. Però sono sempre 1.600 turbo, 300 cavalli e 4 ruote motrici. Non so se mi spiego. E questo che significa? Che ci sarà un incremento e serviranno nuovi meccanici. E chi me qua so già pronto. Aspetta. Ah, Mario! Ma quale pilota con lo smoking? Il gentleman driver è una categoria di piloti. Oh, mi faccio tutti e due i campionati, sia il tricolore, che sono le 6 gare più prestigiose, sia l'Open N5. In totale sono più di 200 gare. Dopo ogni gara la macchina deve andare dal meccanico. Io gli chiedo 500 euro a botta, ho svoltato. E per questi due campionati ci stanno più di 100.000 euro di premi. Aspetta, ah, Mario, ma quale Google Map? Il navigatore è il copilota. A me il premio me lo dovrebbero dare solo perché sopporto Mario.